Aurora, mi è arrivato un altro premio, buono pasto per due persone presso Gran Baita di Savigliano, offerto dall'architetto Strocco. Se Lupina inviato in Milena, città amorosa, la porni. Città come sarebbe? Alle città, sei già curioso. Tanto vedete che è stata montata, allestita una tribuna, è molto piena, spettatori in ogni dove, anche dietro di me è bella piena la bocciofila. Manca veramente poco all'inizio. Aspettiamo ancora qualche attimo, penso che più o meno. L'arbitro ha già il fischietto in mano. Cappello sta tentando di riscaldarsi sulla corsia laterale, speriamo che non mi imbarchi le telecamere. Addirittura l'inno. L'inno che non hanno suonato alla nazionale di calcio. Per cortesia, se sei d'accordo, alziamo le bocce, diamo inizio alla semifinale del nono Memorial Francesco Cravero. Partiti in questo momento, non so se vogliamo seguire un po' di più la partita. Sono le 5 dello sport. Ed è ora di merenda, dalle nostre parti si mangia merenda, una confezione di Nutella con pane fresco. Chi ha capelli non se li strappi, ci sono ancora alcuni minuti per i biglietti della lotteria, non spingete, c'è tempo ancora, 5 minuti. Allora, per la trattoria antica va l'accosto con Terno Severino. Bell'accosto, ottimo. Che porta subito lungo la bocciata.
Vediamo Longo che prende la rincorsa e colpisce. Intanto nel campo accanto sta giocando il papà di Carlo Ballabene, si chiama Lorenzo ed è già al secondo accosto, il primo è già stato buonissimo e Fabrizio Dalmasso ha colpito. Appena lungo, diciamo una trentina di centimetri lungo rispetto al pallino. Ivo Cravero, ripetiamo ancora una volta, il figlio di Francesco. Bella costa ma leggermente lungo, sembra non prenda il punto, infatti decidono di andare in bocciata. Tanto sembra che stia arrivando un altro temporale. Almeno abbiamo un grosso tendone che ci può salvare. Vediamo Longo in bocciata. Colpisce ma carambola sulla boccia di Ivo Cravero, quindi nulla di fatto. E ora è Beppe Ballario che andrà lui all'accosto. Altra boccia colpita da Daniele Grosso, bella costa di Beppe Ballario, 30 centimetri davanti al pallino e quindi ora è Nari che andrà in bocciata. Le sue solite flecciate, colpisce, Beppe Ballario ritorna al punto. Bella costa anche di Gianni Gastaldi. Leggermente lungo, 30 centimetri dal pallino. Tanto Carlo colpisce. Nuovo Ivo Cravero, lungo, sfaccia leggermente la boccia, è
e Maurizio Folloni lo riprende con la seconda boccia lunga. Bella costa di Maurizio che prende imballato il punto. Colpisce Marco. Senza carambolare sulla boccia di Beppe Ballario, ma carambola sulla boccia giocata da Ivo. Una bella bocciata pulita di Carlo Ballabene. Brutto costo questa volta di Folloni che gioca una settantina lungo, quindi ora saranno, c'è solo più una voce in mano Nari. Corta, molto corta la boccia di Nari. Tre bocce in mano per la trattoria antica per cercare di aumentare i punti in terra. Gigi Grattapaglia. Anche lui corto, entra però in gioco dall'ultima boccia. Optano per andare a bocciare l'ultima boccia in fondo. Mal tirata, storta, corta. Ora tocca a Capello giocare l'ultima boccia. Thank you.
Un punto solo per la trattoria antica. Franco Calcagno è desiderato al bar, grazie. Va sempre all'accosto Severino. Severino Conterno per Trattoria Antica 1-0. Lunga, un po' storta. È una zona piuttosto bella a giocare. Se si scaglia la boccia dritta lungo il filo non ci dovrebbero essere problemi a prendere quel punto, bisogna solo azzeccarci la forza. Ivo non azzecca tanto la direzione ma azzecca la forza, quindi prende il punto. Intanto seguiamo Dani Grosso in bocciata. RB in vantaggio anche lei per 1-0. Basso, corto, in balla la boccia di Cravero, non prende il punto. Vediamo Marco che va in bocciata e ha tentato di bocciare la boccia davanti delle due imballate, che ora è il punto di quella, sbaglia. Ora di nuovo Beppe Ballario. Stavolta è ben scagliata la boccia,
infatti Longo va in bocciata. Colpisce in pieno petto. Quindi penso che Gigi Grattapaglia ora ne tirerà una, appunto, e poi andranno sul pallino perché sono tre bocce in mano contro sei. Decidono invece di andare in bocciata per fargli fare il braccio a Grattapaglia per la prossima bocciata sul pallino. Fa un cicciac, porta avanti la boccia di Severino, quindi ora rimane un bellissimo punto per la trattoria antica, però hanno 6 bocce in mano. Torno di Fossano con Cravero, quindi penso sia buon gioco per loro. Tanto scassa sul campo accanto, sbaglia bocciata nella boccia e sbaglia anche il pallino a salvezza. Colpisce ancora Longo. No, ma sbagliamo. Stamattina sbagliando in linea per partire. Ora Ivo Cravero che tenterà di prendere. Tra il folto pubblico ho visto una faccia amica. Sergio Gregorio da Via Maestra Mondovì. Vediamo Cravero che gioca sempre contro il filo. Non so se abbia preso, è leggermente corto. Seguiamo intanto la bocciata di Carlo. Che colpisce. Ivo Cravero non prende il punto, quindi obbliga Maurizio Folloni ad andare a punto. Fa il punto, ha spostato anche leggermente la boccia di Ivo Cravero, ma non credo sia riuscito a portarla in gioco. Pallino salvezza intanto per Grattapaglia. Lo colpisce però non va fuori. Però rimane un ottimo punto in parterre per la trattoria antica.
Colpisce Nari. Nessuno vuole la Nutella, allora cambio per merenda un buon salame offerto da Dario e da Luca Ballari, carni piemontesi, macelleria ricca, Trinità. Costo di Maurizio ma leggermente corto, però prende il punto. Ultima boccia per Marco Capello. Bella Costa di Marco, prende un bellissimo punto. Nari ora va in bocciata, ha solo più una boccia in mano. Colpisce, un punto per gli autonomi Cravero che pareggiano e si portano sull'1-1. Mentre BRB allunga sul 5-0 contro Bottafone Industriali. Botta intanto all'accosto, corto, mal giocata, non prende anche un brutto punto tirato da papà di Ballabene, Lorenzo. Ora Ivo Cravero tira per primo, vediamo come giocherà la prima boccia che imposterà il gioco. Ben giocata, e infatti Marco Capello va subito in bocciata. Altra costa di botta, questa volta prende. Batte appena lungo e non colpisce. Tanto Daniele Grosso in bocciata. Marco Capello decide di ripetere la sua bocciata e ha sbagliato il doppietto.
Sarà ora Gigi a ripetere la bocciata. Colpisce mezzo trucco, anche se non conterà quasi nulla. Colpisce anche Daniele Grosso. Intanto non so se avete potuto vedere, Evo Cravero ha completamente sbagliato una giocata, ha spostato addirittura avanti il pallino di oltre 50 cm, quindi è stata bruciata la boccia. Quando vieni giù mi prendi un pacchetto di Mary, prendimi le due, va, perché qua tirano già. Ora Folloni andare a punto. Prende il punto, anche se non tocca, come si suol dire. Vale bene intanto ripetere la bocciata, stavolta colpisce. Bellissimo fermo di Fabrizio Dalmasso. Tanto Conterno riesce a prendere un bellissimo punto. Fabrizio Dalmasso da Boves. Carro, un bel salame offerto da Ricca Macelleria e Luca Ballario. Ora in bocciata Daniele Longo. Alessandro Longo, scusate. Colpisce senza carambolare. Altro costo di Severino. Vedete che è riuscito a prendere benissimo il punto, il nostro toccarambola. Bravo.
Boccia Alessandro Longo, però carambola sulla boccia di Maurizio, quindi punta ancora in terra per la trattoria antica, mentre Dennis sta pitturando appunto. Dennis Fautassi sul campo accanto. Bella giocata di Maurizio che manda il punto. Tre punti per Botafogo Industriale che si porta sul 5-3. Alle 5:30 della sera i playboy escono, è arrivato Mariano Celli, il titolare della grande pool di Borgo San Dalmazzo mercoledì prossimo. Beppe Lacosto, e in balla la boccia, non so se prende da dietro ma non credo, prova la giocata Beppe, forse la partita finisce, insomma stavolta però mal giocata, rimane punto per gli autonomi Fossano con Cravero, due bocce in mano Nari per cercare di aggiungere almeno un punto, ma sarà difficile. Corta ma giocata. Colpisce Daniele Grosso. E Simone non riesce a prestare a tirare la sua ultima boccia. Boccia che chiuderà la mano. Molto lunga. Nessun punto aggiunto. Thank you.
vabbè, già non capite niente. L'accosto di Gianni Gastaldi, ma è scagliata, ma un po' lunga. Ho fatto una piccola modifica, torniamo al commento. Dopo un primo accosto di Ivo Gravero è andato Alessandro Longo in bocciata, che ha colpito. Ora Severino Adio ha tirato una boccia, Ivo Gravero, che è andato circa 70 cm corto, e ora è Severino Conterno che andrà all'accosto. Se non è scagliata, infatti così è, va a circa 30 cm dal pallino, mentre nel campo accanto c'è Daniele Grosso che sta iniziando la rincorsa per bocciare. Boccia e carambola sulla boccia lunga di Gianni Gastaldi. Lungo, appena lungo, non colpisce. Scassa imbocciata. Sembra non buona. Alessandro Longo ripete la bocciata, stavolta colpisce in pieno petto. Sì,
Scassa, ora andrà sul pallino. Mal tirato, veramente mal tirato. Quindi quattro bocce in mano per la BNB, una sola per Bottaforni. Mal tirata anche la boccia di Severino. All'appello mancava solo lui, Tetto Margheria da San Sebastiano di Fossano, il patron della grande trattoria. Paraia sono arrivati proprio tutti. È scagliata la voce di Beppe Ballari, con un po' di fortuna arriva sul pallino e balla bene, rimane sulla sua media di 1 su 2 e scuote la testa come al solito. Colpisce Nari, ha colpito Carlo. Daniele Grossi ha detto bravo Carlo, e lui che sa che è benissimo che sta facendo una media piuttosto bassa fa belì, troppo simpatico. Di nuovo Beppe Ballario. Mal tirata, storta, va fuori, addirittura fuori. Dennis aggiunge il punto, Dennis che sta facendo delle bellissime medie a punto. Mentre Gigi grattapaglia, sbaglia traiettoria. Gigi che non è ancora entrato più in forma. Dennis che aggiunge anche il secondo punto, altri tre punti sicuro. Gigi ora va sul pallino. Lo colpisce, purtroppo non so se a casa si capisca se è stato colpito o meno, però c'è tantissimo sole, non è facile dare giusto bilanciamento alle telecamere perché dalla parte opposta è tutto in ombra. Ecco il papà ti balla bene all'accosto. Bellissimo l'accosto, 10 centimetri dal pallino.
Gigi Grattapaglia, pallino salvezza, e viene premiato con una confezione di caffè Rossini. Pallino ora in fondo alla riga sul lato destro, sarà Ivo Cravero ad aprire le danze di questa nuova giocata. Mal tirata con la boccia di Ivo, detto lungo e basso. Le vincevi, avrei giocato via. Daniele Grosso ha sbagliato la bocciata mentre praticamente è arrivata, stava arrivando la boccia, si era accorto che la stava sbagliando e dice lo sapevo, ci avrei giocato 10.000 euro. Tanto bella boccia di Ivo Cravero che costringe Alilongo in bocciata. Ma prima seguiamo la boccia di Daniele Grosso, ripetizione della bocciata. Che colpisce. Trucco fermo di Alessandro Longo, lungo il filo, se rimane un punto anche mal prendere. Serino dovrà cercare ora di imballare la boccia lunga del trucco, sembra ben scagliata ma sarà un filo corta, così è. Alessandro Longo, carro, e viene premiato con un salame della famosa macelleria Ricca e Ballario, Trinità. Riesce a prendere il punto. E Carlo non riesce a togliersi da una su due. Fai una figura. No, è già dei numeri la figura.
Vediamo a fare il bidet. Ora andrà Alessandro Longo in bocciata. Penso che la trattoria avrà due punti per terra. E fallisce. No, no, mi dice che da magat 4-6. Nari intanto ripete anche lui la bocciata, però rimane storto e lungo e colpisce il pallino dietro e non fa gioco. Una bella bocciata di Scassa. Scassa che con la botta fuori industriale sta perdendo 3-9 contro la BRB. Ora è Ivo Cravero che proverà a prendere due bei punti sulla lungolinea. Una ben scagliata e prende il punto. Che bella giocata, bravo Ivo. Tanto Dennis tutte le bocce che tira fa bocciare. Tanto Cravero, Capello boccia, un po' storto, colpisce la sua ma carambola sulla boccia di Ivo. È Scassa che colpisce. Ultima boccia per Ballabene. Ivo Cravero, Biberon, confezione di Nutella per Giulia. Tanari fallisce ancora stavolta il pallino o la boccia, non so bene cosa abbia tirato. Mentre Gianni Gastaldi sta cercando di prendere il punto di Ballabene, ma non è bel prendere, infatti si tiene appena corto. Brutta bocciata, bocciata tirata appunto di Maurizio Foloni che va fuori. Grazie.
altra volta fuori. Ben giocata l'ultima boccia di Gastaldi, ma non riesce a far gioco. Altro punto quindi per Botta, per la BRB. È una bella bocciata di Capello, libera il gioco e ora ci sono 4 punti così della trattoria antica che passano a condurre. Ricordo al gentile pubblico che l'estrazione della favolosa lotteria avverrà dopo le semifinali. Non scappate, diamo i premi per tutti. Andiamo di nuovo Severino all'accosto. Ottimo accosto, 50 davanti, obbliga Ale Longo in bocciata. Prima però di fianco c'è Fabrizio che boccia. Colpisce Longo. Questa volta Severino non gioca una gran bella boccia, rimane lungo di 80 cm e largo. Ora è Ivo Cravero che prende il punto, anche se non è bello. Stavolta è Beppe Ballario in accosto. Rimane corto, non prende.
Ora Evo Cravero che tenterà di nuovo di riprendere il punto. Bellissimo accosto. Tanto Cappello boccia, ma stavolta carambola nella boccia dietro di Severino. Rimane un punto per terra alla trattoria antica, ora è Folloni che andrà all'accosto. Per fare certe manifestazioni a certi livelli bisogna anche avere gli sponsor. Un nostro grazie di cuore alla famiglia Cravero. Al dottor Bresciano per la gentile confessione della deliziosa Nutella. Un grazie a chi ha lavorato e grazie a tutti gli sponsor. Grazie di cuore. Non prende il punto Folloni, quindi gioca di un'altra boccia in accosto. Stavolta prende il punto, un po' basso. E scassa, prende un pallino salvezza. Andiamo Gigi, imbocciata, stavolta colpisce. Luca scassa, pallino salvezza, una bottiglia di vino e una maglietta Texfire. Texfire, lei non riesco a dirlo, non fa gli stessi. Viva Palagio. Tanto stanno confabulando come andare avanti col gioco, optano per andare a punto. No, perché sono dai due smani da giri, cioè due smani là, un anno è poco, la mia figlia. È sorta come stoma. Prende il pontonare. Ma come stoma? Colpisce la sua, no, colpisce sempre degli avversari esattamente di Folloni la boccia di fianco, però è più di una spanna storto. Rattapaglia e vada bene, non in forma.
Sì, aspettiamo se sarete che allora dai. Perché è bella costa di Beppe. Mentre Daniele di fianco, Daniele Grosso sta continuando sempre a colpire. Ezio Botta, Biberò e dall'amico Pesciale Longo, Gianni Tortone, una forma di formaggio per le nostre merendine. E non carambola sulla boccia del suo compagno, quindi ora può aggiungere il punto e vedere, portarsi sul 5-4. Sì, 5-4. Ricordo che la forma di formaggio si consumerà in via 4. Ivo slungo il filo, pallino corto 50 cm lungo. Ora vedremo Dani Grosso imbocciata sul campo accanto, bocciata difficile. Appena dietro. Bella costo, prende il punto. Colpisce a Lenongo ma carambola sulla sua dietro. No, ma avevo detto che tipo qual è. Tu quindi ti fa appena partire le voci. E Denis spottasse in accosto sul campo accanto. Chi desidera cenare in bocciofila è pregato di dare l'adesione al bar. Grazie. Sempre Severino Conterno in accosto. Io ho bella accosto.
abbastanza buona. Colpisce Longo, ora è Beppe Ballario in accosto. Per forza. Bella costa per Ballario, che costringerà di nuovo un'area imbocciata sicuramente. Con una singolare, il pallino davanti alla boccia, ha colpito il legno del pallino, gli ha tolto la bocciata dietro sicuramente. Qua 10 minuti. Ripete la bocciata Nari. Penso che questa volta avrà segnato il pallino. Ho già sotto le due bocce. Colpisce tutto. Quindi si rifà la mano. Simone Nari, pallino salvezza e viene premiato con una bottiglia di dolcetto. Intanto ci ha raggiunto ai microfoni Giorgio Galleano, che ha perso la finale Under 23 individuale, che mi ha appena comunicato che è stato convocato per il trofeo di Dennis Ravera a Monte Carlo, quindi era molto felice. Sono contento per lui, se lo merita. Non riesce a prendere il punto Severino, leggermente largo, forza giusta.
10 a 3, 4 a 5 mancano, come vedete, 42 minuti alla fine della semifinale. Ora di nuovo Severino che va alla costa, cercherà di prendere in ballato il punto che prima non è riuscito a prendere. Prende perfettamente il punto. Ora è Alessandro Longo che andrà in bocciata. Cercherà di non carambolare. Boccia, non carambola. Colpisce la boccia giusta, ma l'ingresso soltanto e la sposta Daniele Grosso. Mentre Beppe Ballario rimane largo dall'altra parte e non prende il punto. Bella boccia intanto di Beppe Ballario, ci prende ballato il punto. E ora è Ivo Cravero che andrà all'accosto, non si può bocciare infatti perché hanno l'unica boccia sotto carambola. E Ivo tira quasi un 10, non prende il punto ma almeno è davanti. No, misurano. Misurano se è entrato tra le altre. Sì, è entrato. Quindi adesso Aria Longo andrà in bocciata. Se colpisce la boccia che sta appena segnando adesso Nari, rimarrà punto della boccia appena tirata da Ivo. Colpisce, ma come avete visto la boccia essendo tappata o comunque toccava la boccia dietro non si è mossa di molto, si è soltanto spostata un po' sulla destra, quindi di fatto è come se la bocciata fosse stata quasi sbagliata. Ripete ora Nari la bocciata. Colpisce. Tira dal fondo e arrivare lì, giusto. Sì,
Capello fallisce sulla prima riga. Treble c'è in mano a testa, dopo di questa saranno 2 contro 3 per la trattoria antica. Stavolta colpisce ed è Folloni all'accosto. Forse c'è un pallino importante per Dani Grosso. Che lo colpisce. Bella costa di Maurizio che costringe in bocciata Grattapaglia. E fallisce ancora Grattapaglia. Grattapaglia non è proprio in forma oggi, almeno per quello che stiamo vedendo ora. Colpisce la Grattapaglia, però ci sono ancora 2 bocce in mano, per una per Folloni e una per Nari, per portare a casa la cucita. Due biberon da premiare, uno di Carlo Ballabene, due pallini salvezza, e a queste ore sbagliano anche i grandi. Di Ballabene non l'ho visto. Sì, Ballabene, sì. Libero di Maurizio Folloni. Fallisce Daniele, Fabrizio Dalmasso. Ora ancora Nari che tirerà per cercare di passare avanti sul 6-5 a 34 minuti dalla fine. Fallisce il doppietto Fabrizio Dalmasso. Maurizio Folloni, biberon, confezione di caffè. Carlo Ballabene, pallino salvezza, bottiglia di vino, Grosso, pallino salvezza, un salame. Bon, per il momento ho sistemato tutto. Aggiunge il punto Nari, quindi si porta in vantaggio la squadra di Autonomi Fossano con Cravero. Passano avanti 6-5. Paolino, saluta gli amici. Colpisce Dani Grosso. Thank you.
Tanto Ivo sta giocando la prima boccia di questa giocata, ben giocata, 20 cm davanti. Mentre Botta tira fuori la sua boccia, ora al 99%, anzi al 100% scassa, è obbligato ad andare sul pallino. Fallisce intanto nel campo accanto Capello la boccia, hanno colpito veramente poco. Che bravo, ecco la trattoria antica, sia Capello che Grattapaglia. No, per fa Marcheo, no, è giusto, era troppo esposta. Tanto scassa, ha preferito bocciare prima la boccia per farsi il braccio. Ora colpisce Capello. Mentre ora Lorenzo balla bene, papà di Carlo e Paolo, andrà all'accosto, non ha ampio margine di poter prendere il punto. Non c'è nessuna boccia in gioco. La gioca logicamente 70-80 cm davanti, giusto per non fare qualche sciocchezza e giocarla fuori. E ora scassa andrà a bocciare il pallino, pallino determinante, perché qualora lo fallisse la BRB avrebbe ancora 6 bocce in mano, mentre ne avrebbe solo più una. Bottaforni, no. Game over, come dicono giustamente qua, lasciano partita. Quindi la BRB è la prima finalista. E questo Memorial, nono Memorial Cravero. E Severino prende un bellissimo punto. Imballato. Colpisce Longo, altro accosto di Severino, ottimo, prende di nuovo il punto, imballato, bocciata molto difficile per Longo che te la toglie alla pulita. Ti colpisce, toglie tutto. Sono
Ora Beppe Ballario all'accosto, non ha più niente da poter prendere punti, quindi gioco libero. Bella boccia, 50 cm davanti al pallino. Colpisce Nare. Ancora Beppe Ballario all'accosto. Dicono già bravo, quindi infatti 30 cm da pallino. Euro Connector, prima finalista del nono Memorial Francesco Cravero. Colpisce Simone. Al termine dell'altra semifinale, sorteggio della lotteria. Scapine. Manca 25. La tappaglia rimane corto, basso. La mano è bassissima, Follone non prende il punto. C'è ben poco da fare ora, bisogna prenderla a punto. Altro costo di Follone, bassa, fuori, brutta mano di Follone. Ora Grattapaglia potrà aggiungere il suo punto e portarsi nuovamente in vantaggio. Sette a 6 per la trattoria antica contro l'Autonomy Fossano capitanata da Ivo Cravero. 22 minuti alla fine, quindi due mani alla conclusione. A meno di clamorosi sviluppi, si
Va di nuovo Severino all'accosto, pallino circa metà quadro, lato destro del gioco. Ora è Ivo Cravero che tenterà di prendere il punto. Sembra bene, balla in pieno la boccia di Severino, non riesce a passare avanti. Torna a giocare Ivo Cravero. La semifinale molto 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 in bilico, un punto solo di differenza. Passa un po' più basso e prende il punto e va Capelli in bocciata. Colpisce appena appena, la butta fuori. Tanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che la settimana prossima saremo di nuovo in diretta streaming da Borgo San Dalmazzo per il Memorial Occelli. Questa volta saranno Enrico Beltramo di Direttamente TV che ci darà una mano. In quanto la zona non è coperta dal servizio di... cioè la Bocciofi non ha internet, quindi diventa difficoltoso per noi nelle zone con poca banda internet poter offrire una diretta decente. Quindi sarà Enrico Beltramo di Direttamente TV che ci aiuterà a fare la prossima diretta tra una settimana circa, il 6 di agosto. Quindi non perdete questo appuntamento perché ci saranno di nuovo tantissimi campioni in campo, oltre agli sloveni Jancic e Bornic. Maurizio ha giocato guarda l'uomo come si arrabbia, ma ha ragione. Non si smetti di prenderlo perché non ha fatto bocciare. Su quei punti lì, sui punti lì, se vai a punto di sicuro di prenderlo. 4 bocce ma giocate di Maurizio Falloni. Ma che bravo Dio, che colpisce pulita la boccia di Severino. Lo zannetto, guarda, ma lo zannetto, ma cosa fa Daniele? Pensa, prendo già lì che boccia. E Capello forza per la prima mano, colpisce 2 bocce su 2. Stamattina mi hanno detto che invece è stato quasi infallibile con una boccia sbagliata per partita. E grazie, tiro vai. Sì.
Sei tu? Sei tu al telefono? Non posso al telefono. Diretta. O c'è no? Severino forse è riuscito a prendere il punto. Non prende il punto, quindi costringe Grattapaglia in bocciata che colpisce e rimane anche nel quadro. Urge il pallino, veloce veloce. Quindi Longo andrà sul pallino. Ecco ancora silenzio di tomba, colto mal tirato, neanche in bacchetta, veramente mal tirato. Le bocce, una nari, una boccia solo, più nari, tre bocce gli altri con due punti per terra. Non so se l'ultima sia, no degli altri, no ce n'hanno tre gli avversari, no due. No, quei tre bocce in mano ma due punti per terra. Sala fora, paga per te. Se vanno fora, se cosa la fa stentare il quadro, va bene. Bella boccia di Nari, prende il punto. Poi partire al tre. Non ho capito bene se l'ultima boccia è ancora quella di Trattoria Antica oppure no. Comunque come minimo 5 al trucco. Colpisce, non rimane nel quadro. Tra poco vi dirò quanti punti hanno. 60 euro, 8 tardi con la 6. 12 a 6. Quindi aveva 6 al trucco, che lo tappaglio a rimanere nel gioco. 50 euro di la città. Allora per dividere 2000 per 30 euro, 4 per 50 euro a testa o per 30 euro a testa, ma si torna anche a parlare di un vantaggio, non sembra che la devi. Forse ultima mano di gioco. Bella boccia di Severino. Va di nuovo la costo Ivo, prende il punto, ben giocata.
prima sì, ho detto con 60 euro la testa, sì, 60 euro, un po' che pure 60 euro la testa. Una quadra due. Sì, 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 prego. Colpisce Marco, rimane nel quadro. È saltando a Fefa anche così, no? Jonathan, ma sa Gasani un po'. Finito. Tocca un po' il pallone e ne fa due, eh? Rimane basso, non tocca il pallino. Il pallone lo fa in parte chiara. Se ne fa due bene sì, o perché il bene sì, resta in vantaggio. Io ma tanta un tempo, si è saputo. No, ma troppa differenza. Tutto successo però. No. Forse stavolta è alto. Tilt completo. Sì. Pallino per Ale Longo. Ricordiamo a tutti che la finale fulminato il pallino. Ultimo tiro con 6 punti di vantaggio. Non sappiamo se è l'ultimo tiro. Per forza, sono 9 minuti. Sì, però può anche. Alessandro Longo, pallino salvezza e viene premiato con una confezione di Nutella. Oramai le speranze sono ridotte al lumicino per la trattoria antica, per l'autonomia Fossano. Per la partita non scappate, effettuiamo subito il sorteggio della lotteria. Ricordiamo a tutti gli spettatori che la finale sarà alle 9:15, quindi 5 minuti prima cominceremo la diretta, sperando che il tempo continui a reggere perché ci sono dei nuvoloni che si stanno avvicinando, però sembra che possa tenere il tempo. Comunque faremo di tutto per poter offrirvi la diretta, anche se pioverà. Ma che vada a cominciare a 10 minuti dopo. Nino! Nino! Basso. Evo, ormai la partita secondo me è andata. Potrebbero quasi quasi toccarsi la mano. Infatti 6 punti di svantaggio sono veramente troppi. Prende il punto Evo. Sì, prima mi hanno tirato fuori. Ho sostituito uno. Ho sostituito Odisi. Non ha detto niente. Ha vinto, ha vinto. Fallisce Capello. Forse si è abbassata anche un po' la concentrazione.
Ripete la bocciata a Capello. Colpisce. Questa volta Folloni prende il punto, sembra, no, non prende di nuovo, niente da fare. Ripete quindi la giocata a punto, dopodiché o andranno sul pallino o probabilmente faranno anche toccare la mano. Perdere più di 6 punti in una mano diventa abbastanza difficile. Ha giocato per cercare di spostare avanti la sua boccia, ma non ci è riuscito. Boccia ben giocata stavolta. Niente da fare, giocano per toccare ma non riescono, segnano ancora il pallino una mano. Parte longo. Niente da fare. Si chiude anche la seconda semifinale con la vittoria. Terminata al campo 7 la semifinale con la vittoria di Trattoria Antica San Sebastiano. Ricordo che la finalissima avrà inizio questa sera alle 21.15 nel quart. E tra qualche istante diamo inizio alla estrazione della favolosa lotteria. Quindi stacchiamo tutto. Preparare i biglietti. Vi aspettiamo per le 9:15 per la finale tra la Trattoria Antica e la Birra Biero Connection. Grazie a tutti e una buona serata e una buona